Stiamo andando, l'altra volta abbiamo parlato di Rachel, adesso andiamo un po' indietro, parliamo di Rivka, che era sua suocera. Rivka è la nostra seconda madre, che è la moglie di Yitzhak. Abbiamo prima Abraham con Sarah, poi abbiamo Yitzhak con Rivka, della quale parleremo oggi, e poi abbiamo Yaakov con Rachel e Lea. Abbiamo parlato di Rachel anche un po' di Lea l'altra volta, e questa volta parliamo di Rivka. E Rivka era una donna molto 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 speciale, molto particolare. E sappiamo che tutte le nostre madri, Sara, Rivka, Rachel e Lea, erano molto molto speciali. Per questo sono le nostre madri, perché ci danno, quando uno, ognuno ha una madre, grazie a Dio, però per queste tre, per essere madri del popolo ebraico, vuol dire che ci hanno trasmesso qualcosa a ognuno di noi, non solo ai loro figli e ai loro nipoti e pronipoti, ma proprio ognuno di noi per tutte le generazioni. Abbiamo dentro di noi ognuno una parte di ognuno delle nostre madri, da una parte, e dall'altra parte guardiamo le loro vite e possiamo imparare tante tante cose per ognuno di noi. E allora iniziamo a parlare di Rivka. E vedendo la sua storia si vede subito il suo chesed, la sua bontà, quanto era gentile, quanto era brava. Allora, noi sappiamo che nella vita troviamo tanti tipi di persone, quelle più gentili, quelle meno gentili, però la bontà di Rivka è una cosa proprio, Yotzei mina klal, una cosa straordinaria. Quando Sara è mancata, suo marito Avram ha detto: wow, abbiamo questo figlio miracoloso che è nato, che mia moglie era così anziana, eccetera, eccetera, e non è ancora sposato, è il momento di sposarlo. E ha mandato il suo servo, che era il suo, non era un servo semplice, ma era proprio il suo uomo fedele, il suo braccio destro, l'ha mandato per trovare una moglie per suo figlio Yitzhak. E gli ha detto: non prendere una ragazza locale da qui, perché so che il paese in cui noi stiamo adesso è un paese che la gente è di natura è cattiva, non è proprio di natura, non è gente che io, non c'è qui una moglie che io voglio per mio figlio. Gli ha detto: vai dalla mia famiglia. Allora Eliezer ha viaggiato. E sappiamo che a una distanza così lunga è arrivato in fretta, è arrivato lo stesso giorno, e lui ha detto a se stesso: il mio padrone Avram mi ha mandato fino qui perché devo trovare una ragazza molto molto speciale. Come faccio a trovarla? Cioè, ci saranno chissà quante ragazze qui. Io non sono del posto, non conosco nessuno, non mi posso fidare di nessuno. Cosa faccio? Mi ha mandato qui, devo compiere questa missione. Cosa devo fare? Allora lui ha detto: l'unico di cui mi posso fidare è Hashem. Dio, È Hashem. Dio. Se no, di chi mi posso fidare? A lui ha detto Dio. È andato direttamente al pozzo, perché si vede che quello era il posto dove tutti si raggruppavano. È andato direttamente al pozzo e ha detto: Hashem, Hashem, fammi trovare la ragazza giusta. E lui ha fatto questo tipo di patto con Hashem. La prima ragazza che vedo, se io le chiedo di darmi da bere, e lei mi dirà di sì, e non solo che mi dirà di sì, ma mi dirà: ti do da bere a te e anche ai tuoi camelli. Perché lui ha viaggiato con questi 10 camelli. Si sa che quando un camello beve, non beve tutto il tempo, ma quando beve riempie tutti quei due, come si chiamano, che ha Bobbe. le gobbe, li riempie d'acqua. Allora lui ha detto: una ragazza che è così gentile, che offre da bere a me e anche ai miei camelli, sarà sicuramente quella giusta. Lui ha fatto così, fra sé e sé, questo patto, ma non pensava, ha detto: ah, vediamo, chissà cosa succederà. Cosa succede? Racconta il Midrash che vede questa, e vede tutte le ragazze che vengono, tante ragazze diverse, e dice il Midrash che vede una ragazza che sta venendo verso il pozzo, e lui la sta fissando. Questa strada andando verso il pozzo si ferma per aiutare un bambino che è caduto, e poi si ferma per aiutare un anziano che non vedeva bene, e poi si ferma di nuovo. Cioè, sulla strada lui nota che questa ragazza è così gentile che aiuta tutte le persone andando verso il pozzo.
arriva verso il pozzo, è stanca, si siede, poi vede un uomo anziano e lei subito capisce che vuole sedersi e di nuovo si alza, ancora prima di aver tinto l'acqua. Allora si alza, va verso il pozzo e lui a quel punto, come si dice, viene verso di lei e vuole fare questa sua prova. Dice, mi può dare, visto che aveva la brocca, stava prendendo, mi può dare da bere? E lei subito guarda lui. Guarda tutti i 10 camerieri che ci sono dietro di lui, tutti assettati, pieni di sabbia, si vede che avevano appena attraversato il deserto. E dice subito, darò da bere a te e anche ai tuoi camerieri. E prima dà da bere a lui, e quando lui, calmo, tranquillo, ha finito, poi dice, adesso voglio dare da bere anche ai camerieri. L'ha fatto in modo che... A volte le persone fanno i favori, però lo fanno in modo pesante. Ok, te lo faccio. E anche se è difficile, lo fanno, però lo fanno pesare. E lei, e questo ci insegna, è uno dei tanti insegnamenti che possiamo trarre da questo, che quando uno vuole, se uno veramente vuole aiutare, non lo fa pesare. Anzi, cerca di diminuire quanto è difficile, eccetera, eccetera. E lei ha fatto così, ha detto sì, se vuole da bere. E lui e dice ok, e subito lei dopo che lui ha finito a bere con calma, non è che l'ha fatto bere con la fretta perché insomma ha da fare, se deve dare da bere anche ai camelli, allora è meglio che lui si sbriga. No, con calma, quando ha finito, poi dice adesso darò da bere anche ai camelli. E inizia avanti indietro a riempire il, come si chiama? Abbeveratoio. Ecco. E riempie, finisce, riempie, finisce avanti indietro, e da qui lui subito ha capito che questa è una ragazza molto, molto, molto particolare, piena di chesed, piena di bontà, che vuole aiutare una persona che non conosce per niente. Però lui sapeva che il patto che lui ha fatto con Abramo era che avrebbe preso una ragazza dalla famiglia di Abramo. Perché quando Avram mi ha mandato Eliezer, ha detto vai al mio paese dove c'è ancora la mia famiglia e prendi una ragazza dalla mia famiglia. Quindi è vero che lui ha fatto il patto con Hashem, però lui prima aveva fatto il patto con il suo padrone e doveva vedere se questa ragazza era anche dalla famiglia di Avram. Il passo dice, Vaish Mishtaela, Machrish la data, Etzliach Hashem Darkono. Lui è proprio... È rimasto a bocca aperta perché vede come si sta comportando, dice ma è incredibile, come ho finito di fare questo patto con Hashem, è già arrivata e subito sta facendo esattamente quello che ho pensato, però non è ancora sicuro e lì zitto zitto vuole vedere se veramente è anche dalla famiglia Avram, però quando lei finisce da bere ai camelli, che ci è voluto tanto tempo, quando lei finisce lui subito tira fuori i regali che aveva portato, i gioielli, che già da allora c'era questa usanza di dare alla promessa sposa dei gioielli, tira fuori subito le braccialette, eccetera, eccetera, come si dice? L'anello per il naso. Tutte queste cose le tira fuori subito, li mette su di lei e poi dopo gli chiede Bat Miat, tu figlia di chi sei? Cioè voleva, diciamo, bloccarlo, no, adesso non me ne so, prima ti metti già e dopo mi dici chi sei, cioè non scappare via, non andare da nessuna parte. E lei subito gli dice, Bat Bituel Anochi, ben Milcheh Asher Yadav Lenachon, dice subito, io sono la figlia di Bituel, che è il figlio di Milcah e Nachor. Adesso questo Nachor era lo zio di Abramo. Quindi questo abitua suo padre e il cugino di Abramo. E subito capisce che ha fatto centro, che questa è la ragazza giusta. E gli dice, vieni con me, vieni a casa mia, ti porto lì, così puoi dormire, eccetera, eccetera. E lei ha intuito, lei adesso il Midrash dice che aveva 3 anni. Ovviamente i 3 anni di allora non sono 3 anni di oggi, perché una bambina di 3 anni non va giù al pozzo a attingere l'acqua e riportarla a casa. Quindi questo è sicuro, che 3 anni non sono 3 anni di adesso. Era già molto matura, che se ha dato da bere a tutti questi camelli era un altro tipo di 3 anni, non erano i 3 anni di adesso. Gli anni di quei tempi erano diversi, ma lo vediamo in tante altre situazioni. Che
anche nell'altra direzione, quelli che sembrano più vecchi di allora non sono uno di 90 anni di allora, non è uno di 90 anni adesso. La vita è cambiata col tempo, lasciamo voluto che sia così, ma i tempi maturavano molto prima, però restavano a questa età, diciamo, produttiva in tanti sensi, questa fase durava più a lungo. Allora, lui infatti viene raccontato che Eliezer è arrivato con questo miracolo, si chiama Kfitzat Aderech, che lui è uscito da Canaan, dal paese dove stavano, è arrivato a Aram Naharaim, dove era Rivka, che è una distanza molto lunga, da Israele fino a Herat, non so da quelle parti là. Che l'ha fatto in un. Cioè, che è uscito quel giorno, è arrivato lo stesso giorno con questi camelli, non ha preso l'aereo, neanche il treno, con i camelli è andato. Era un miracolo. Kfitzat Aderech, che Hashem ha accorciato la strada. E allora ci si chiede perché Hashem. Cioè, se diciamo che Hashem Dio ha fatto un miracolo per i nostri avi, che erano così santi, grandi tzadikim, possiamo capire, ma perché Hashem doveva fare un miracolo per un servo? Che non faticava sulla strada, cioè, cosa serviva a fare questo miracolo? Per un servo di va bene che era una persona, diciamo, di cui Avram si fidava, eccetera, eccetera, però è un po' strano. E la risposta viene data che il miracolo non era tanto per Eliezer quanto per Rivka, perché in quel giorno aveva compiuto 3 anni e Hashem ha detto questa tzadeket. Questa donna così speciale non deve rimanere in questo posto così terribile, pieno di Rishaim, per un minuto in più. Fino a 3 anni non si poteva tirarla fuori perché per la Torah fino a 3 anni uno deve stare in rimanere a casa sua. Ma dal momento che ha compiuto 3 anni non doveva più rimanere lì, poteva già uscire di casa, allora Rishaim non l'ha fatta aspettare neanche un giorno. Ha portato subito questo servo Eliezer, neanche la settimana che ci sarebbe voluto per fare il viaggio, subito l'ha portata lo stesso giorno, subito l'ha trovata e subito vanno alla casa della mamma dei genitori di Rivka perché lui voleva chiedere permesso se poteva portarla a sposare Yitzhak. E quindi già adesso vediamo il suo chesed. Questa è la prima caratteristica che vediamo che è così evidente di Rivka, il suo chesed. Dopodiché la storia va avanti, che lei corre a casa e comincia a raccontare suo fratello, che si chiamava Lavan, che era un grande rascià, vede i gioielli che ci sono su di lei e subito capisce che questo è un uomo ricco. Sente la descrizione che Rivka dice che era così alto, eccetera, eccetera, e lui pensa che è il suo cugino Avram, perché loro sapevano benissimo di questo cugino che abitava lontano, che era molto molto ricco, tutti sapevano che Avram era diventato molto ricco. Allora lui subito capisce, ah, questo qui è Avram, e corre fuori, perché vuole incontrarlo, magari vuole dirubarlo, magari vuole chissà che cosa, però voleva vedere questo Avram. Va subito, beh, dice, vieni dentro, vieni dentro. E Eliezer entra dentro. Loro non avevano visto Avram da tanto tempo, quindi a vedere Eliezer pensava veramente che era Avram. E dice, vieni, siediti, vieni a mangiare. Eliezer dice, no, io non mangio finché non ho detto tutto ciò che ho da dire. E comincia a raccontare tutta la storia con me, suo padrone. Dice subito, Ani Evre Avram Anochi, io sono il servo di Avram. A questo che diceva, oh, mamma mia, chi ci ha rifatto un servo? Va bene, ok, parla, devi parlare, parla. E lui racconta tutto quanto, racconta di suo padrone, racconta del figlio, che suo padre vuole trovare una moglie e gli tira fuori anche tutto un contratto in cui c'è scritto che Avram dà tutto ciò che ha a suo figlio Yitzhak, quindi capiscono già che Rivka sarà sistemata bene, tutto quanto. E alla fine di tutto questo discorso, alla fine di tutto, succede che Eliezer dice, allora, vi ho raccontato tutto e voglio sapere se voi farete questo grande chesed e mi darete questa ragazza per portare a casa al mio padrone. E loro, non sono così convinti.
Non sono così convinti perché dicono magari riusciamo anche noi a come si dice, a guadagnare qualcosa da tutto questo affare invece di mandarla ai tempi sul Dava, che non solo cioè, che loro non avrebbero dovuto ricevere niente, ma dovevano dare la dot, dovevano dare qualcosa. Però loro hanno visto la situazione e hanno detto, ah, non lo sappiamo, magari si vede che è divino, che questo Mehashem Yatzah Hadavar, lo Nuha Daber Lecharato, si vede che viene da Hashem questa cosa perché tu avevi fatto tutto il tuo patto, che lui le ha raccontate, eccetera, eccetera. Però non erano così sicuri. E lui comincia a tirar fuori tutti gli altri regali che ha portato e tutte le cose per loro, ha portato anche per loro tante cose. E loro dicono, va bene, però magari rimane con noi un anno, 10 mesi, non siamo così sicuri che vogliamo mandarla subito. E cosa succede? Che lui dice no, già che ho visto che Hashem mi ha fatto avere tutto questo successo, e il patto che ho detto subito è venuto, eccetera, eccetera. No, mandami adesso, io vado. Dovete darmi anche la ragazza. Allora loro dicono un attimo, chiamiamola, glielo chiediamo. E da qui si impara che bisogna chiedere alla ragazza se vuole sposare, cioè qualsiasi ragazza prima di sposare bisogna chiedere se vuole. Ma gli chiedono e lei dice sì, io vado. Anche se voi non volete, io vado. E da qui vediamo. Questa, finora abbiamo visto il suo chesed, ma adesso vediamo il suo coraggio, il suo carattere, quanto era forte, e la sua visione che riusciva a capire dove era la verità. E da qui il Midrash dice, il Midrash riporta una frase dal Cantico dei Cantici di Shlomo HaMelech, Re Salomone, in cui lui dice che Shoshana ben Hachochim, come una rosa tra le spine, è la mia amata. E lì Midrash dice chi è questa rosa tra le spine? È Rivka. È Rivka, che era come una rosa che è cresciuta tra tutti questi cattivi, tutte queste persone che interessavano solo soldi, erano cattivi. Addirittura si dice quando, a questo punto, dopo che lui ha raccontato tutta la sua storia, e dice allora mi concedete questa ragazza, mi fate partire con lei, e risponde suo fratello e sua mamma. E allora il Rashi chiede, ma il papà dov'è? Se prima c'era? Dice Rashi che lui ha voluto uccidere Eliezer, lui ha messo del veleno nel suo piatto, è venuto Malach e ha girato i piatti e l'ha mangiato lui, perché lui voleva impedire, non voleva lasciarlo andare. Siccome lui voleva impedire, allora è morto. Allora vediamo già come erano cattivi. Il fratello che vuole solo i soldi, il padre che vuole impedire. E vediamo tutte queste cose. Come anche la gente del posto, come tutti quanti, erano cattivi. Era risaputo che era un posto di persone non per bene. E tra tutte queste spine abbiamo questa Shoshana, questa rosa che è Rivka. Sì. E a questo punto lei dice, anche se non volete, io vado e parte con Eliezer. Poi loro gli danno una bracha, gli dicono, non gli danno una dote, non gli danno niente, gli danno solo questa bracha. E dicono che tu sarai Atei la Ferivava, che sarai la, come si dice? La moltiplicata in la discendenza di di migliaia, di migliaia migliaia, di di migliaia. persone. Loro sapevano, si sapeva che il popolo ebraico doveva diventare tantissimi. Hanno detto magari che avrai tu il merito che sarà da te, dai tuoi figli. Però c'è chi dice che l'hanno detto in modo un po' sarcastico. Sì, va bene, vai, speriamo che avrai migliaia di figli. Così l'hanno mandata. E c'è chi dice, lei dopo che si sono sposati, lei e Yitzhak, non hanno avuto figli per 20 anni. C'è chi dice che era che in modo che nessuno potesse dire, ah, hai avuto figli perché loro ti hanno dato la bracha. Per evitare che qualcuno avrebbe detto, ah, la bracha di tuo fratello Si è fatta si è compiere. materializzata, allora non ha avuto figli. Per tanto tempo, finché lei non ha pregato con suo marito, hanno pianto, hanno pregato, eccetera, poi hanno avuto i loro gemelli, di cui parliamo fra un attimo. E quindi da qui, da questa parte di Rivka, vediamo veramente che era come una rosa tra le spine, ma lei ha saputo
ha capito che doveva andare via, che non poteva rimanere lì, che non era il posto per lei. E ha avuto questa forza ed è andata via. E proprio oggi stavo a scuola, stavamo studiando delle midot qualità. Qualità buone. E nel Shulchan Aruch, nel libro di Halakha, di legge ebraica, e lì diceva che la natura dell'uomo è di essere influenzato da ciò che lo circonda, dagli amici, eccetera, eccetera. E quindi, c'era scritto proprio nella Halakha, e quindi una persona si deve far circondare da delle brave persone. Perché è vero che abbiamo questa tendenza di essere influenzati, però è altrettanto vero che è nostra scelta dove noi ci mettiamo. Infatti questa è la frase famosa che il Rebbe ha detto al rabbino capo d'Inghilterra, Rav Jonathan Sacks. Quando lui ha visto il Rebbe per la prima volta, era molto giovane, studiava all'università. Era studente a Cambridge University. E c'è tutta la storia che lui ha raccontato 2 anni fa al Kinus, alla grande conferenza dei Shluchim. Lui ha parlato e ha raccontato tutta la storia del suo rapporto con Rebbe. Però vi dico solo questa parte che a me piace tanto. Lui racconta che era giovane, studiava all'università, non era religioso per niente, aveva i capelli lunghi, non sapeva neanche, non interessava niente la religione, era un hippie così. E lui però aveva avuto qualche contatto con un rabbino Chabad che veniva all'università, mi sa che era il Rabbi Lou di Londra. E lui per vacanza doveva partire in America. Allora questo rabbino Chabad ha detto: senti, se tu vai, magari vai al Rebbe, che in quegli anni, forse negli anni 70, 80, non mi ricordo, e si poteva avere il colloquio privato con Rebbe. Non pensavo di andare a Brooklyn. Gli è capitato, però, alla fine di essere lì a Brooklyn. Allora si è ricordato, è vero, mi ha detto, vabbè, magari vado. È entrato lì a 770, entra e chiede dove deve andare, e lo mandano nella stanza dei maschirim, del segretario del Rebbe, e gli dice, ok, voglio vedere Rebbe. E dicono, sì, bene, però sai che devi fare un appuntamento, devi aspettare un po' di mesi, insomma, 3-4 mesi ci vogliono. Dice, cosa? No, lascia stare, io devo andare, io fra poco torno in Inghilterra, allora niente. Però gli ho detto, se vuoi, però puoi lasciare il tuo numero di telefono, magari se si libera qualche posto ti chiamiamo. Dice, la verità è che io vado via. Però vado a Los Angeles a trovare una zia, vi lascio il numero della zia. Ve lo lascio. Cos'è successo? Che si è liberato un posto, si sono ricordati di lui, l'hanno chiamato e per coincidenza, che non era una coincidenza, era lì nella casa della zia in quel momento, ha preso il telefono, gli ha detto, ah, eri tu che hai chiesto? E lui dice sì. E dice, ah, guarda che c'è un posto per te settimana prossima. E dice, ah, davvero? Io proprio settimana prossima devo ritornare a New York per poi dopo partire in Inghilterra. E dice, va bene, vengo. Arriva lì per l'appuntamento. E lui si usava che si scriveva, uno scriveva tutte le domande eccetera su un foglio, si dava al Rebbe quando si andava, e lui ha scritto tutte le sue domande. Lui aveva tante domande di emunà, di fede, non ci credeva, Dio, questo, l'ebraismo, era molto molto lontano. Ha scritto tutte le sue domande su un foglio e l'ha dato al Rebbe, e Rebbe l'ha risposto a tutte le sue domande uno per uno in modo molto soddisfacente. Lui era molto molto soddisfatto e per lui ha finito questo colloquio privato. Pensava che era arrivato il momento di andare. Rebbe dice, però adesso voglio chiedere a te una domanda. Lui dice, a me? Ok. E Rebbe gli dice, tu cosa stai facendo per l'ebraismo al Cambridge University? Lui pensa, io per l'ebraismo, io non so neanche se voglio essere ebreo, cioè io cosa sto facendo? Però, essendo bravo e molto, come si dice? Educato, come sono gli inglesi, molto educato, non avrebbe detto, non sto facendo niente, però non sapeva cosa dire, però come sono bravi gli inglesi a usare tante parole alla fine di non dire niente, lui comincia a dire, e nella situazione in cui io mi trovo, stava per
E Rebbe l'ha interrotto. E Rebbe non interrompeva mai nessuno. L'ha interrotto e le ha detto: tu non ti trovi in una situazione, ti metti in una situazione. E così come ti sei messo in questa situazione, ti puoi mettere in un'altra situazione. Così la risposta sarebbe. Gli ha detto in inglese: you don't find yourself in a situation, you put yourself in a situation. And just like you put yourself in this situation, you can put yourself in another situation. E lui è rimasto. È rimasto così. Ed è vero che nessuno si trova. Noi ci mettiamo in certe situazioni e possiamo decidere che non vogliamo più essere in queste situazioni, ma vogliamo essere un'altra. E ci possiamo spostare, possiamo cambiare. E quando qui Rivka ha visto che questa situazione non andava bene per lei, e ha visto questa via d'uscita, questa persona che è arrivata, e ha capito che era una grandezza lì, subito ha preso e è andato con lui, ha detto ai suoi genitori: che se ne volete, io vado con lui, vado. E questo è un insegnamento molto grande, di coraggio, ma è un insegnamento non di una volta nella vita, ma di tutti i giorni, che noi ci troviamo in una certa situazione e la possiamo cambiare. Siamo noi che ci lasciamo questa situazione, non solo materiale, ma affettivo, psicologico, come uno reagisce, di come uno vede le cose, come uno vuole vedere le cose, e quando uno capisce se va bene o non va bene la situazione, che cambia. E questo è ciò che ha fatto Rivka. Allora lei è andata con Eliezer e la Torah racconta che loro tornano, anche tornando hanno avuto questo miracolo, che sono arrivati proprio lo stesso giorno, e arrivano lì e Yitzhak proprio in quel momento stava tornando da un viaggio, e la Torah dice, loro arrivano, lui stava venendo da un'altra parte, e la Torah dice: ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב ויישא עיניו והנה ויהב הנה הגמלים באים. Che lui era uscito al campo per parlare, e ci dice, ci dicono i chachamim, che lui era uscito per pregare. Lefnot ערב vuol dire verso sera, era il pomeriggio, prima della sera lui stava pregando la tfilà di Mincha. Adesso viene raccontato che Avraham ha fondato la preghiera di Shacharit, la preghiera mattutina. Yitzhak, questo qui, perché vediamo che c'è scritto Vayashkem Avraham Baboker, che Avraham si è alzato molto presto al mattino e ha pregato. Allora questa è la preghiera di Shacharit. Invece Yitzhak, quando parla di lui, dice Lifnot Arev, che lui è andato a pregare verso sera, e questa è la tfilah di Mincha. E invece Yaakov, Ishkav, ma come ho, che lui alla sera è rimasto in questo posto e ha parlato con Hashem, e questo è Arvit, la preghiera serale. E quindi sappiamo che ognuno dei nostri avi ha fondato un'altra parte della nostra preghiera, mattina, pomeriggio e sera. Molto interessante che ogni tfilah rispecchia la persona che l'ha fondata. Avraham, le sue caratteristiche più evidenti era Chesed, che lui aiutava, aveva la tenda aperta ai quattro lati, chiunque passava nel deserto gli dava da mangiare, e sua moglie aiutava, loro aiutavano tutte le persone. Lui era molto Chesed, molto bontà, aiutare tutti. E una persona così è uno che è molto espansivo e parla tanto e vuole aiutare tutti. E infatti la tfilah di Shacharit è molto lunga. Yitzhak invece sappiamo che lui aveva un altro carattere completamente, mentre Avraham era chesed, Yitzhak era gvura, rigore, più stretto diciamo. Infatti vediamo, lui non è mai uscito dalla terra di Israele, era uno che era più fermo, chiuso, sì. E lui ha fatto la tfilah di Mincha, che è molto corto, tra le tre tfilot, Mincha è quella più corta. Perché uno che è così ristretto, diciamo, dice poche parole, parla poco. Dice quello che deve dire, però parla poco.
E questo era Yitzhak. Invece Yaakov, il figlio di Yitzhak, il nostro terzo patriarca, era una via di mezzo, Tiferet, che è una combinazione di Chesed e di Gvurah. Infatti la Tfilah di Arvit, la Tfilah della sera, è una via di mezzo. Non è né corto come Mincha e neanche così lungo come Shacharit. E vediamo tra i nostri avi queste tre caratteristiche e lo vediamo proprio nella loro Tfilot. Allora Yitzhak è uscito per fare Mincha e nel campo. E Rivka alza i suoi occhi e vede Yitzhak. Dice la Torah, Vetisa Rivka et Enea, Vetera et Yitzhak, Vetipol me'al gamal. Alza i suoi occhi, vede Yitzhak e cade dal cammello. Perché è caduta? Allora c'è chi dice l'amore a prima vista, proprio la presa è caduta dal cammello. Può anche essere, può anche essere. Però c'è una bellissima spiegazione, c'è una bellissima spiegazione che dice così, un cammello è un animale che non è kasher. E praticamente c'è un midrash che dice che questo cammello era il serpente di Gan Eden. Sì. Sì. Dice così, era il serpente. Cosa vuol dire? Cosa c'entra il serpente con questo cammello? Questo cammello non è kasher. Però noi sappiamo che per un animale, per essere kasher, deve avere due segni. Deve essere ruminante e deve avere lo zoccolo spaccato. Il cammello è ruminante e ha lo zoccolo mezzo spaccato. Non del tutto, e quindi non è kasher. Però cerca in tutte le maniere, cioè essendo ruminante, avendo questo zoccolo mezzo spaccato, è come se sta cercando di dire sono kasher, anche se non lo è. Non lo è, però fa finta, è molto, come si dice, deceiving, è molto... Sondolo. Deceiving. Ah, uno che inganna. Inganna. Ingannevole. Ingannevole, grazie. Molto, molto ingannevole, perché ruminante ha questo zoccolo mezzo spaccato. Vuol dire che è un miscuglio di bene e male. Cosa ha fatto questo Nahash, questo serpente, nella storia di Adamo e Chava? Lui ha spinto Chava perché lei ha detto, lui dice, guarda quell'albero, eccetera, eccetera. Lui dice, no, non possiamo né toccarlo né mangiarlo. Adesso il serpente sapeva benissimo che il divieto era solo di non mangiarlo. Non toccarlo. Non c'entrava il toccare, però Adam, volendo allontanare Chava di più, allora ha aggiunto un po', ha detto non solo non mangiare, ma non neanche toccare questo albero. Allora lei, tutta come si dice, innocente, così ingenua, ha detto a Nahash, ah, non possiamo né toccare né mangiare. Cosa ha fatto? L'ha spinta contro l'albero e dice, guarda, non sei morta, allora puoi anche mangiare. Allora lei ha mangiato e poi, come ha mangiato, ha capito che fino a quel momento il bene e il male erano due cose ben separate. C'era il bene e c'era il male, era il serpente, era una cosa staccata, non era dentro di ognuno di noi. Non c'era la morte nel mondo, la morte non c'era. Quando lei ha mangiato di questo albero, Eitz Hadat Tov Vera, si chiama l'albero, l'albero delle sapienze del bene e del male, ha mangiato e ha subito sentito diversa, era tutta diversa. E ha capito che quel male che fino adesso era fuori, è entrata dentro, adesso aveva questa yetzer hara, questa inclinazione al male. E ha capito non solo che ha portato questo male dentro di sé, ma anche c'è, già adesso poi ci sarebbe stata la morte nel mondo. No, la morte, lei, finora ha mangiato solo lei. Allora, cosa ha detto? Cosa? Vado io a morire e mio marito rimane vivo per sempre, magari trovo un'altra donna, sposa qualcun altro, io non sono d'accordo. Allora, fate mangiare anche a lui. Allora, cosa è successo? Che da quel momento in poi loro, sposandosi, hanno avuto dei figli, eccetera, eccetera. Da quel momento in poi, tutte le persone che sono nate, che erano tutte le esistenze, tutta l'umanità, aveva questo male e bene tutti e due mischiati dentro di ognuno di noi. E sappiamo che ognuno di noi ha un yetzer hatov, ha quella voce che ci spinge verso il bene, e poi c'è quell'altra voce che ci spinge nell'altra direzione. E questo ce l'abbiamo tutti.
possiamo dire che è una maledizione, però dobbiamo anche capire dall'altra parte che se è successo era tutto il piano divino e Hashem ha voluto che sia così. Infatti, noi ogni volta che facciamo una mitzvah è una grande cosa. Perché? Perché c'era questa battaglia interna, faccio o non faccio? Ah, magari era più bello fare un'altra cosa. C'è sempre questa battaglia, che sia grande, che sia piccola dentro di noi, ogni volta che dobbiamo fare qualcosa di bene, perché c'è quella Yetzer che ci dice no, non farlo, fai qualcos'altro. Lo fai dopo, lo fai domani. Magari non ci dice neanche di no, ma ci cerca in tutte le maniere di non farcelo fare. E quindi quando lo facciamo e non ascoltiamo Yetzer Hara, questa è una cosa così grande che porta così tanto piacere a Hashem che abbiamo vinto questa piccola battaglia. E quindi è vero che la vita sarebbe diversa se non mangiavano, sarebbe tutto sempre bello, tutti in Gan Eden per sempre. Però dall'altra parte abbiamo questo compito, questa missione così importante di trasformare il mondo, di portare il bene nel mondo, ma non perché è facile e lo facciamo in automatico. No, perché è difficile, perché dobbiamo combattere con noi stessi per farlo e poi facciamo sì che il mondo diventi sempre più bello, più pieno di spiritualità. Perché, ma non perché così era così sempre, ma perché noi abbiamo faticato per farlo. E quindi tutto il piano divino. Però, cosa voglio arrivare? Che questo cammello la quale è caduta Rifka, rappresenta ancora una volta questo miscuglio di bene e male, questo cammello che sembra che kasher, ma veramente non lo è. E come il color grigio non è bianco e non è nero. E noi abbiamo tante cose grigie nella nostra vita, quasi tutto il mondo è grigio, quasi. E siamo noi che dobbiamo cercare di separare, tirare fuori il bianco, il bene e lasciare il nero. Però lei, quando ha visto Yitzhak, è subito si è impressionata, ha visto questa persona, ha capito subito com'era un grande tzaddik, Yaakov. Yaakov si dice di lui, si chiama Yaakov e quando si parla di lui si dice Midato Shlema, che il suo letto era completo, nel senso che i suoi figli, 12, erano tutti tzaddikim. Lei ha detto, io per avere un figlio così che avrà tutti i figli di che saranno tzadikim, che saranno i 12 tribù che formeranno questo popolo, io non posso più stare in una zona grigia, che sembra che va bene, insomma è ruminante, c'ha lo zoccolo a metà spaccato, allora probabilmente va bene. Quante volte al giorno lo diciamo? Sembra che vada bene, allora insomma dai, va bene, no? Vatipomera Gamal è caduta da questo cammello come per dire basta. Adesso inizio una nuova vita, venendo da un posto dei cattivi, andando a questo posto dei tzadikim, il grigio non c'entra più. Si è coperta e Eliezer ha raccontato tutto a Yitzhak, tutto il miracolo, cos'è successo, eccetera, eccetera. Cosa fa Yitzhak? Lui, anche se sua mamma è mancata prima, è mancata 3 anni prima. Subito dopo la storia della legatura della Akedat Yitzchak e Mancata Sarah. E lui era in lutto per lei, era in lutto per 3 anni. Non ha dimenticato, non si è mai ripreso, consolato dopo che è mancata sua madre. E cosa fa adesso? Vede questa ragazza che lo stanno portando come moglie. La prima cosa che fa, la porta alla tenda di sua mamma che era chiusa da 3 anni, la tenda di Sarah. E passo dice vaiavie ha Yitzhak haohelah Sara imo vaikachet Rivka vatilo lisha viaveh vinachem Yitzhak achrimo. L'ha portata alla tenda di sua madre e dopodiché dice l'ha presa ed era sua moglie e l'ha amata e si è consolato dopo la morte di sua madre. Allora ci si chiede cosa vuol dire l'ha portata alla tenda di sua mamma? Questa è una cosa molto molto profonda. È come se lui l'ha portata lì per vedere se lei ci stava, se lei stava bene in questa tenda, se lei era come sua mamma. Perché lui sapeva che sua mamma era una donna molto 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 speciale, una tzaddiket, e lui ha detto io voglio una moglie come lei. Voglio vedere se lei quadra dentro, se questo è il suo posto. E dice Rashi, Rashi riporta un Midrash, e dice l'ha portata nella tenda di Sarah, ed ecco era Sarah, era come se lo era lei, cioè
è diventata come sua mamma. Perché? Perché tutto il tempo che sua mamma era in vita, c'erano tre miracoli in questa tenda. La candela che rimaneva accesa da venerdì a venerdì. C'era una grande bracha, una grande benedizione nel suo impasto. Due. E tre, c'era una nuvola di benedizione che stava sempre, sempre sopra la sua tenda. Quando è mancata Sara, tutte queste cose sono sparite. E quando è venuta Rivka, sono tornate. Sono tornate. Perché proprio questi tre miracoli? Cos'erano? C'era il miracolo, da ogni parola nel passo vediamo il miracolo. C'è scritto la portata alla tenda. La tenda ci ricorda il miracolo della nuvola. Perché tutti sapevano che sopra la tenda di Sara c'era questa nuvola. Poi la tenda di Sara sua madre, Sara, la parola Sara stessa ci dice che c'era un secondo miracolo che era legato proprio alla persona di Sara. Cos'era questo? Se noi teniamo indietro la storia di Avram e Sara nel deserto, quando erano venuti quei tre angeli dopo che lui ha fatto la circoncisione, c'è scritto che Avram è corso, ha preparato la carne e questo e quello, ha fatto tutto lui, tranne una cosa, il pane. Lui ha chiesto a Sara di fare il pane e si vede che questo era una sua cosa. Se lui ha fatto tutto quanto, non è che lui non era capace, ma ha detto questa è una tua cosa. Quindi il passo, quando ci dice la tenda, parla della nuvola. Quando ci dice Sara, parla di una cosa che era proprio sua, che era l'impasto. Infatti quando Sara era in vita faceva l'impasto ed era una cosa spettacolare. Da poco diventava tanto, era sempre abbondante e non solo, ma rimaneva fresco per tanto 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 tempo, non come il nostro pane che già il domani è da buttare. E invece questo restava fresco, era proprio un impasto miracoloso. E poi dice Imo, l'ha portata alla tenda di Sara sua madre, Imo sua madre. Cos'è una cosa, quando chiediamo ai bambini cosa ti ricordi di tua madre, che faceva, che fa sempre? La prima cosa che viene in mente, la cosa legata alla mamma, è che accende le candele. Che mezzo fa tua madre a accendere le candele? E quindi queste parole, Imo, ci ricorda il miracolo con le candele. Quando Sara accendeva le candele venerdì pomeriggio, candele normali come le nostre, non si spegnevano dopo un'ora, due ore, tre ore, ma bruciavano tutta la settimana. Fino al venerdì successivo, quando era quasi tempo di accendere le candele, e questi si spegnevano e poi lei ne accendeva altri. Quindi erano miracolose anche queste sue candele che accendeva. Praticamente c'erano questi tre miracoli. Rashi interessantemente cambia l'ordine, non dice... cioè l'ordine normale sarebbe nell'ordine in cui sono successi. Se lei è entrata nella tenda, la prima cosa entrando nella tenda, cosa sarebbe successo? Che ritornava la nuvola. Poi quando faceva il pane, se non era, a meno che non era venerdì, avrebbe fatto il pane prima, perché le candele si accendono solo venerdì. Se non era venerdì, se era lunedì, domenica, lunedì, mattina, allora avrebbe prima fatto il pane, poi ci sarebbe la brachà, avrebbe visto che c'era il miracolo del pane e poi per ultimo avrebbe acceso la candela e lui avrebbe visto che anche questo miracolo c'era. Quindi nuvola, pane e poi candele. Nel suo commentario Rashi cambia l'ordine, dice prima le candele, poi l'impasto e poi le nuvole. Come mai? Perché per Yitzhak anche vedere che la nuvola è tornata non gli bastava questo. Perché non è una cosa che ha fatto lei, è arrivata una nuvola. Lui voleva vederla in azione. Ma anche il pane è una cosa che fanno tutti. Tutti. Però le candele erano una cosa che non facevano tutti quanti. In quei tempi non c'era ancora un popolo ebraico, non facevano tutte le candele. Allora quando lui, quello che l'ha convinto di più era il fatto che ha acceso le candele, poi ha visto anche l'impasto e poi ha visto anche la nuvola. E quindi vedendo tutte queste cose lui si è consolato dopo la morte di sua madre, perché ha visto che lei era proprio come sua madre, esattamente la stessa cosa. Queste tre cose, fra l'altro, questi tre miracoli che sono successi, e ci ricordano le tre mitzvot della donna. E c'è le candele, che sono le candele di Shabbat, che avevano la mitzvah di accendere le candele di Shabbat.
Poi c'è la brachà che c'era nelle maschere, questo ci ricorda la mitzvah che abbiamo noi donne di separare questo pezzo di challah e bruciarlo e quando facciamo la challah. E anche in generale rispecchia tutto il cibo che noi facciamo, che le donne, è vero che anche gli uomini cucinano, ma è diciamo maggiormente compito della donna. Non so se devo dirlo o non devo dirlo, non lo voglio dire. Va benissimo. Però è, diciamo, più una cosa legata alla donna. E allora questo significa anche, non solo che noi facciamo il pane e abbiamo la mitzvah di separare la challah, ma anche che il cibo, il kashrut in generale della casa, è diciamo sotto il dominio femminile, che è la donna che deve curare, curando il mangiare, deve curare anche il kashrut che c'è in casa. E questa nuvola significa Tarat Mishpacha, la mitzvah particolare della donna, della purità familiare. E quindi queste tre mitzvot hanno convinto Yitzhak che lei era la persona giusta e hanno anche, ci hanno anche dato questa immagine di non solo Sara, ma anche Rivka, che erano proprio quelli che personificavano questi tre mitzvot della donna. E vediamo proprio Yitzhak ha visto quanto, come era speciale Rivka, e da qui lui ha deciso di sposarla. E vediamo anche tante belle cose da questa storia delle tre mitzvot. Lei aveva solo 3 anni e non era ancora sposata quando ha acceso queste candele, dopo l'ha sposata. E questo ci fa capire che questa mitzvah di accendere le candele è una cosa così importante e così bella, che non è solo per le donne sposate, anche per quelle che non sono sposate. E in più vediamo queste candele di Rivka e anche di Sarà bruciavano da venerdì a venerdì. Cosa significa questa cosa? Significa che hanno, e il Rebbe dice in questo commento, in questa sicha, dice: non è che Avraham non ha acceso le candele, non è che Avraham non ha fatto il pane, l'ha fatto quando Sarà era mancata, l'ha fatto lui, ma non c'era quella grande brachà. E ha acceso le candele, come sappiamo, se un uomo abita da solo deve accendere le candele di Shabbat. Giusto? Avraham accendeva le candele, ma non duravano da venerdì a venerdì. Duravano quel tempo che dovevano durare e basta. E invece è arrivata Rivka e duravano da venerdì a venerdì. E questo ci fa capire la forza della donna, la forza spirituale della donna, che la sua influenza, la luce che lei dà fuori dura da venerdì a venerdì, riempie la casa, riempie tutta la settimana. E proprio si vedeva proprio che durava questa luce. E anche ci fa capire tutta questa storia. Vediamo che avevano una grande brachà in queste tre cose: la nuvola che li proteggeva e le candele che bruciavano tutta la settimana e l'impasto che era abbondante, eccetera eccetera. Ci dice che quando noi facciamo queste mitzvot, facciamo la mitzvah di accendere candele, avremo questa grande brachà in casa nostra, di questa grande luce, anche se noi non vediamo materialmente che durino da venerdì a venerdì. La luce spirituale che portano l'avremo in casa. E idem per il pane, avremo questa grande brachà in tutto il cibo. Tutto il cibo rappresenta la materialità, la parnassà, tutte le cose materiali che abbiamo. Se noi facciamo questa mitzvah, così come ha fatto Rivka, come ha fatto Sarà, avremo questa grande brachà in casa, in tutte le cose materiali. E la nuvola significa la presenza di Hashem, questa nuvola sopra la casa che proteggeva è la Shekhinah, la presenza di Hashem. Noi, portando purezza nella nostra casa spirituale, avremo la protezione di Hashem. Abbiamo visto quanto chesed aveva, quanto bontà aveva. Abbiamo visto che era come una rosa tra le spine. Vediamo anche adesso da questa storia che era una grande tzedeke e che le sue azioni portavano tanta brachà nella famiglia di Yitzhak. Se andiamo più avanti con la sua storia, qualche minuto, non più di tanto, vediamo dopo che le missionot, le prove che ha dovuto superare nella sua vita. Per 20 anni non ha avuto figli. E lei ha pregato tanto, suo marito Yitzhak ha pregato tanto, finché dopo 20 anni ha avuto questi due gemelli, Yaakov e Esav.
quando è rimasta incinta, era così contenta finalmente dopo tutti questi anni, però ha avuto una gravidanza molto difficile, molto 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 difficile, fino al punto era come una guerra tutto il tempo, non capiva cosa succedeva di dentro, non sapeva che erano gemelli. E era, lei sapeva per profezie, perché era una profeta, che avrebbe dovuto lei avere 12 tribù. Ha detto, mamma mia, se così ogni gravidanza io proprio non ce la faccio. È andata a chiedere a tutte le donne, ma è così? Ma è normale che una gravidanza deve essere così? Con tutti questi dolori? Finché lei è andata al profeta, al figlio di Noah, che era ancora in vita, si chiamava Shem, e le ha chiesto, ma cosa succede qui? E lui le ha detto, hai due figli in pancia, hai due gemelli. Allora, a questo punto si è tranquillizzata un po', perché ha detto, adesso capisco tutto questo movimento. E più che altro ha detto, cosa le ha preoccupato più che altro? Il Midrash dice che quando lei passava davanti a una chiesa, un posto di idolatria, c'era il bambino che proprio spingeva e dava i calci, eccetera. E lei diceva, ma strano, proprio ogni volta che passava davanti a un posto così impuro, succedeva così. Poi invece quando passava davanti a un tempio, a un posto divino, a un posto buono, di nuovo nella pancia. E diceva, ma questo qui è proprio confuso, cioè io non capisco se era solo così, ok. Ma questo qui è una creatura proprio tutta confusa. È lei che voleva allontanarsi così tanto da quel grigio di cui abbiamo parlato prima, dal miscuglio di bene e male. Dice, mamma mia, che figlio sto per avere? Che non capisce bene, male, è un macello. E lei era molto preoccupata. Quando le ha detto avrai due gemelli, allora si era tranquillizzata. Ha detto, vabbè, si vede che uno è così e uno è così. E infatti così era. Sono nati questi due, Yaakov e Esav. E uno era un tzaddik e uno non era un tzaddik per niente. Quindi non voglio dilungare tanto, però vediamo con questo, tutta la storia di questi due, che uno era bravo, tranquillo, gentile, e invece l'altro era uno che andava a cacciare, era uno molto malvagio, eccetera, eccetera, che lei non solo che ha sofferto, ha passato questa grande prova di non avere figli per tutti quei anni, ma di nuovo nascono questi due figli, poi non ne ha avuti altri figli. C'è scritto che la battaglia interna era talmente forte che l'hanno danneggiata l'utero in un modo irreparabile. Proprio non ha più potuto avere figli. E ha questi due figli, uno che è un tzaddik e uno che è un cattivo, un rasha. E di nuovo deve superare altre prove. E vediamo il suo coraggio, come ha saputo, come ha preso l'esperienza che ha fatto in casa dei suoi genitori, che era, come abbiamo detto, una rosa tra le spine. Ha conosciuto il male, la cattiveria, e se n'è andato. Però è riuscita a prendere un insegnamento. Che insegnamento ha preso da tutta quella cattiveria? Saper fare con la cattiveria, saper gestirlo, sapere identificarlo e sapere stare lontano e sapere cosa bisogna fare quando uno deve avere a che fare con questo tipo di persone. E quindi quando i due figli sono cresciuti, i suoi due figli, i due gemelli, e il suo marito Yitzhak voleva dare la bracha al primogenito, a Esav, lui non è che non sapeva, si dice che era cieco, allora c'è chi dice che era cieco, non ha visto il figlio che era così malvagio, non è per niente vero, era cieco, però lui sapeva benissimo che era suo figlio. Però lui, essendo cresciuto nella casa di Avram e Sarah, di due tzaddikim, lui sapeva che era cattivo, però ha visto quanto potenziale aveva dentro quello cattivo, Esav, che aveva una potenziale molto molto elevata, e lui ha detto sicuramente riuscirà a tirar fuori questo grande potenziale che ha e potrà arrivare al livello più alto ancora di suo fratello, che è bravo ed è sempre stato bravo. Lui ha detto, per questo io vi voglio dare la bracha. Però Rifka, sappiamo che le donne sono più terra terra, molto intuitive, ma anche molto terra terra, ha detto no, questo proprio no. L'ha visto, io questo mio figlio lo conosco, e la bracha va data invece a Yaakov. Però aveva questa grande
potere intuitivo, ma anche ha saputo come fare. Sapeva che suo marito non poteva dirgli: guarda, stai sbagliando. Non poteva dirgli no, assolutamente. Però ha detto: io faccio in un altro modo. Io sono cresciuta con questi furbi, allora io un po' di furbizia ce l'ho anch'io. E ha usato questa sua furbizia che ha preso dalla casa di suo padre e ha fatto in modo che ha vestito Jacob e ha detto: porta tu questi due animali, così li prepariamo per tuo padre, come ha chiesto tuo fratello, eccetera, eccetera. L'ha vestito con i vestiti del fratello, ha messo ha preso quella furbizia e l'ha usato per il bene, perché lei sapeva che le brachot, le benedizioni, dovevano andare a suo figlio Jacob. E quindi lei, vediamo da questo episodio il suo potere intuitivo, che questa è una cosa che aveva Rivka più di tutte le altre nostre madri, era una cosa che aveva molto molto forte. E quindi mettiamo tutto questo insieme e vediamo la figura di Rivka, come era una persona così particolare. Da una parte così buona e così brava, che voleva aiutare tutti, dall'altra parte coraggiosa, che è riuscita a rimanere così brava in un posto dei cattivi e non farsi influenzare, forte di carattere. A volte non è così buono, ma non è forte di carattere. Perché è così buono, allora è molto, insomma, un po' moscia, così di stessa. Invece lei era buona, ma era anche molto forte di carattere. Sapeva cosa era giusto, sapeva cosa voleva e sapeva usare tutto quello che doveva usare per mandare tutto nelle direzioni giuste, e ciò che ha fatto con Jacob. E quindi questo è proprio, diciamo, abbiamo costruito questo quadro di Rivka, di come era così, una donna così particolare, non per niente una delle nostre madri, e una che ha formato e ha dato una delle pietre, diciamo, preziose, basi, che hanno formato il nostro popolo.